Che immagine di Dio ci dà il cristianesimo, la tradizione cristiana? Ma questo Dio non solo in se stesso è questo, ma proprio per questo è il grembo che accoglie e che fa germinare da se stesso una molteplicità variopinta, un arcobaleno di identità differenti, chiamate a incontrarsi, a produrre nuovi ricami di luce, di vita, di gioia, di fantasia, di libertà, di bellezza. Questo Dio è il Dio della bellezza. Non di una bellezza lontana, assoluta, indicibile, ineffabile, ma una bellezza che si trascrive nella bellezza fugace, passeggera della nostra vita quotidiana, della nostra storia, ma nella quale noi ammiriamo il riflesso straordinario, stupefacente, sempre di nuovo capace di riempirci di gratitudine, di stupore, la bellezza del Creatore, la bellezza della Trinità, la bellezza che è il radunare insieme in armonia ciò che è distinto, lasciandolo distinto in se stesso, ma mostrandone la relazione in una trama di dono, di gioco reciproco, di dare, ricevere, ridonare, ricreare, eccetera. Questo è il Dio trinitario. È una grammatica, è un ritmo, è un'armonia. Ebbene, questo l'abbiamo noi in Europa scoperto troppo poco. Ci siamo resi conto lungo la storia, e questo dico qualche pagina nel libro, che abbiamo fatto una grande fatica intellettuale, teologica, che Dio in se stesso è questa alterità vertiginosa. Perché dire che Dio è Padre, è Figlio, è Spirito, vuol dire che Dio non è un monolita, identico a se stesso, fiero e sicuro di se stesso, ma è una sorgente che sempre di nuovo dà totalmente se stessa, si riversa compiutamente in un altro da sé, che lo specchia proprio perché altro, e proprio perché altro specchia colui che è identico a se stesso. Perché se non fosse altro non lo specchierebbe. E questo altro e altro si incontrano in questa danza, per questo io sono danzatore e non musicista, in una danza che è la danza dello spirito. Ecco, questo lungo i secoli nella storia d'Europa, questo a livello teologico è sempre diventato più chiaro, Agostino, Tommaso d'Aquino, ecco i grandi, ma non siamo riusciti, ed è questo il compito di oggi, non siamo riusciti a leggere le implicazioni di questo fatto per la nostra storia, per la nostra quotidianità. Cosa vuol dire questo? Ciò che hai fatto al minimo l'hai fatto a me. L'altro è te stesso. Questo è il punto. E allora noi europei siamo riusciti a fare il colonialismo, siamo riusciti a sperimentare il nichilismo, e lo stiamo sperimentando, siamo riusciti a creare un sistema economico che divora i suoi figli, come l'antico Cronos, e ci troviamo in un impasse totale in questo momento. E dobbiamo riattingere appunto a questa sorgente per fare questa grande metanoia, questo grande cambiamento di pensiero e di vita che ci permetta di rimettere in gioco le energie vitali che sono all'origine della nostra storia. E paradossalmente, mi avvio alla conclusione, paradossalmente questo nel cuore dell'Europa
è cominciato ad avvenire a partire proprio da quella tragedia abissale che ha piegato per sempre la storia dell'Europa, che è il secondo conflitto mondiale, dopo il primo conflitto mondiale. Quello che diceva l'assessore prima, no? Io lo dico anche sempre in altro modo, ma dico questa cosa. Nella prima guerra mondiale, in cui alcuni popoli hanno riacquistato la libertà, la dignità, la loro identità, no? Certamente, ma non ci si rendeva ancora conto, per niente, se non qualche spirito più profetico, che il cappellano militare che benediva, celebrava la messa prima dell'assalto sul Piave, i cattolici italiani del Regno d'Italia, aveva come contropartita il cappellano militare del Regio Imperiale Governo Austro-Ungarico, che dall'altra parte del Piave celebrava la messa e benediva i soldati austriaci venuti da varie parti dell'Impero Austro-Ungarico. E dopo questa bella benedizione e aver ricevuto tranquillamente l'Eucaristia, andiamo alla battaglia. Ecco. Voi capite la contraddizione, ma non ci si rendeva conto. Vuol dire, che tipo di cultura era questa? Che tipo di cultura, che enormità di assenza di consapevolezza dell'utopia cristiana era dentro questa storia, pur così, così ricca di monumenti, di fede, di arte, di bellezza, eccetera. Ecco, oggi, grazie a Dio, cominciamo a renderci conto di questo. E i nostri giovani, che sono tutt'altro di quello che si dice, e cioè indifferenti, incapaci di ideali, eccetera, i nostri giovani stanno attendendo dalla società, da noi, degli spazi liberi, seri e rigorosi, per poter esprimere quello che portano in seno, nelle loro anime, e cioè costruire una civiltà in cui il rispetto dell'altro sia una regola fondamentale, e in cui insieme si cominci a camminare. Io lo vedo, concludo con questa mia esperienza, lo vedo, sono preside, lo ricordava Maddalena, di questo istituto internazionale, ho studenti di 28 paesi, 28 nazioni del mondo, quindi ho il libanese, il siriano che sta vivendo quello che sta vivendo, il giordano, l'egiziano che ha partecipato alla rivoluzione contro Mubarak, o il pakistano che sta vivendo, o la pakistana, o l'indiano, o l'iracheno. Poi l'Africa, poi l'America Latina, poi le varie parti dell'Europa, poi il giapponese, il buddista, la buddista, il musulmano, il cattolico, il protestante, l'ortodosso, due ucraini, uno cattolico e uno ortodosso. Stanno in guerra no? I loro, non dico i loro genitori, ma le loro culture, eccetera. Ma loro non possono più tollerare una cosa di questo genere. Hanno soltanto bisogno di strumenti esistenziali e culturali capaci di dare sostanza al loro contributo, al loro impegno. Ecco, questa ontologia trinitaria, che cosa significa? Arrivo alla domanda che hai posto. Significa parola dell'essere che siamo, che esprime l'armonia delle differenze, che educa, che si forma a questa armonia delle differenze, difficile, certamente, tentativa e anche capace di fallimento, ma sempre capace nel soffio dello spirito di andare oltre. Allora, concludo leggendovi due cose, diciamo, perché il Natale insomma, è festa anche laica di questo Dio che Gesù ha portato, pace in terra, no? Gloria a Dio e pace in terra. Questo
questo, come in cielo così in terra. Pare che il Padre nostro dica questo, no? Io almeno lo recito più volte al giorno, ma come in cielo così in terra. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Perdona, non si deve come noi li perdoniamo gli altri, come in cielo così in terra. Come tu, Padre, sei uno con me e io uno con te, così tutti siano uno in noi. Uno non vuol dire massificati, ma siano nella differenza, nella ricchezza della loro differenza, siano capaci di riconoscerti. Ecco, io vedo Massimo Donà, che è un carissimo amico, filosofo, con una genialità tutta sua, e io godo della bellezza che lui esprime, della intelligenza che lui ha. È un amico, dell'amico sì. Nell'amicizia di cosa si gode? Di questa alterità che diventa ricchezza comune. Ebbene, per il Natale io vorrei leggervi questo testo molto semplice, che lascerei come un viatico, no? Che dice in modo molto concreto, molto semplice, ciò che è la memoria della Trinità che diventa storia nuova da ali d'aquila al nostro oggi. È una frase del 49, dopo la Seconda Guerra Mondiale, di Chiara Lubich. Dice così: ho sentito che sono stata creata in dono a chi mi sta vicino, e chi mi sta vicino è stato creato da Dio in dono per me. Come il Padre nella Trinità è tutto per il Figlio, e il Figlio è tutto per il Padre. Ecco la Trinità. E allora il Mediterraneo non più cimitero, l'Europa non più fortezza chiusa di privilegio, ma, come dice il Salmo 87, l'uno e l'altro sono nati in essa, hanno casa in essa, e lui, l'Altissimo, la tiene salda. Il Signore registrerà nel libro dei popoli: là costui è nato, anche se è nato in Centrafrica, anche se nato in Iraq, là costui è nato. E danzando canteranno tutti i popoli: sono in te tutte le mie sorgenti. Ecco, questo è Trinità ed Europa oggi.